Poi il grande temone, sarà davvero così? I robot porteranno davvero via il lavoro? E quello, a mio parere, dipende molto da noi. Non sono l'unico che la pensa così, ovviamente. Dipende da come gestiremo questa transizione. Perché effettivamente ci sono dei lavori che sono facilmente sostituibili, in teoria, ok? In pratica copiano esattamente, così come ChatGPT, quello che fa l'uomo e cercano di riprodurlo e di farlo al meglio. Sono cuochi che riproducono quello che fanno i cuochi stellati e così via. La strada qual è? L'uomo aumentato, cioè l'uomo che deve essere sempre al centro, che sfrutta tutto il digitale, che sfrutta l'intelligenza artificiale, che sfrutta questi nuovi strumenti, che sfrutta i robot, anche quelli antropomorfi, per continuare, no, a guidare, perché dobbiamo continuare a guidare noi, anche perché, come si diceva prima, qualcuno molto interessante ha detto che sostanzialmente il rischio non è tanto l'intelligenza artificiale che prenda il comando delle nostre vite, ma che ci sia qualcuno dietro che glielo faccia fare, anche perché spesso questi foundation model sono scatole vuote, anzi piene non di dati, ma di dati rielaborati da reti neurali, però al cui interno non sappiamo che cosa c'è. Quindi la collaborazione tra uomo e macchina è al centro.